sinergia di visione delle cose che rende piacevole e piacevole le nostre conversazioni. E come premessa, il commiato si tinge di una nota meravigliosa, perché il commiato di Giacomo coincide anche con la vittoria di Agrigento, capitale della cultura 2025. E proprio era settembre, se non ricordo malamente, proprio al Verdura è stato presentato il progetto. E quindi questo serve per legare un quadriennio straordinario, da record pure, perché la storia di questa struttura ha visto una susseguirsi gestionale che sicuramente è andato molto al di sotto dei 4 anni, del quadriennio. Un quadriennio difficile, ma ricco di soddisfazione, in cui Giacomo Battavarano ha dimostrato la sua capacità manageriale. E su questo non c'erano dubbi. Ha superato le fasi più difficili, il lockdown, la ripresa, non è stato semplice. E il quadriennio si completa con un risultato straordinario, nonostante le difficoltà. Un risultato che è stato evidenziato durante la riunione annuale dei manager della compagnia, quindi il Verdura ha spiccato il volo, e mi riferisco ai numeri e quindi agli obiettivi raggiunti. Lockdown, ma c'è anche non solo il rilancio della struttura, ma l'inizio di un obiettivo che era primario all'esordio del Verdura, che erano le ville. E le ville hanno avuto un successo straordinario. Giacomo è stato straordinario al Verdura, per questo parlo al passato, poi ha altri obiettivi importanti da raggiungere a Roma. Consentitemi anche di usare e prendere in prestito un termine calcistico, perché non è solo un manager bravo per fare i numeri. Giacomo Battavarano è stato un magnifico allenatore. E voi sapete che una squadra può essere fortissima, con un giocatore fortissimo, ma non sempre vince. Una squadra vince se l'allenatore sa tenere bene lo spogliatoio. E quindi Giacomo Battavarano, oltre ad essere manager, è anche è stato uno straordinario allenatore. Ha saputo tenere lo spogliatoio. Con questo voglio dire che ha creato, ha rigenerato un entusiasmo tra tutto il personale che ha consentito sinergicamente di raggiungere obiettivi che rimarranno nella storia. E io sono convinto che questi obiettivi saranno anche, ne saranno aggiunti altri. È difficile, perché il legame è troppo forte. Giacomo ha vissuto 2 momenti bellissimi in questi 4 anni. Uno di grande felicità, perché mio figlio si è sposato e quindi c'era lui. L'altro di grande dolore, perché sapete il motivo, e Giacomo mi è stato vicino. Quindi questo quadriennio è costellato da tantissimi ricordi che resteranno indelebili. Posso definirlo come gentiluomo d'altri tempi. Tale è, e sono convinto che a Roma darà risultati. Ha, in questo periodo, tirato fuori la nave del Verdura da un porto in cui era difficile districarsi. Sono fortemente convinto che il nuovo direttore Isidoro Di Franco ha quella capacità di entrare nella plancia di comando e fare navigare in acque tranquille questa nave, facendola approdare in nuovi porti con nuovi obiettivi. Giacomo, grazie di tutto. Scusate, è stato pure a un altro elemento, questo che vi tutti, e poi concludo, gli riconoscete. È stato capace, prima c'era la buonanima dell'avvocato Gaetano Bisocchi,
e con Ada in cielo, e che sapeva tenere un rapporto straordinario tra il verdura e il territorio. Pastafarano è stato un ponte di collegamento straordinario, ha saputo interpretare, conoscere il territorio, ma ha saputo anche tessere rapporti straordinari con tutte, dall'istituzione a scendere. Quindi questa è un'ulteriore qualità che gli riconosco. Giacomo, mi viene difficile, però ci rivedremo a Roma. Assolutamente.